Quando c'è una nuova tecnologia che spunta da qualche parte, è un po' come quando trovi un frutto esotico al supermercato per la prima volta. All'inizio non hai bene idea di che cosa sia o come usarlo, ma dopo un po', se ha successo, se ti piace, diventa una di quelle cose che non puoi fare a meno di avere. Però all'inizio, anche se quella tecnologia ha il potere di cambiare il mondo, sono pochissime le persone che riescono a capire quanto sia figa davvero. Prendi ad esempio il computer. Quando questi aggeggi sono stati inventati, erano pensati solo per essere degli strumenti che aiutavano a fare calcoli, a semplificare il lavoro di fatto. Un po' come quando usi la calcolatrice, del cellulare per dividere il conto al ristorante, pensa. C'era gente che pensava che 5, dico 5 di questi computer sarebbero bastati per tutti e per tutto il pianeta. Ora pensa a quanti dispositivi abbiamo oggi, computer, tablet, smartphone, ce n'è uno in ogni tasca, letteralmente. E facciamo di tutto con questi. Chiacchieriamo con gli amici, guardiamo gattini su YouTube, ordiniamo una pizza e ovviamente usiamo quelle calcolatrici per dividere il conto al ristorante. Insomma, la morale della favola è semplice, è che quando vedi qualcosa di nuovo in giro potrebbe essere il prossimo computer. Non dobbiamo avere dei pregiudizi, non dobbiamo nasconderci dietro il ma sarà davvero utile oppure ma se ne sentiva davvero il bisogno, perché non abbiamo ancora realmente capito a che cosa potrebbe servire e come lo potremmo usare. Rock and roll.